Sergio Vecchi ha passato una vita dentro le notizie, ha infatti attraversato l'intero Novecento come testimone e protagonista del rapporto tra politica e informazione. Tra i momenti importanti, quelli che ricorderemo e racconteremo insieme a lui. Il primo, dall'agosto 1944 a luglio 1946, a Firenze. La città si libera da sola dai nazifascisti e fa un governo autonomo. È il primo esperimento di governo autonomo dell'Italia liberata. Nasce un quotidiano, La Nazione del Popolo, due pagine e cinque direttori. Il primo esempio di lottizzazione o qualcos'altro? Ti dirò che io sono veramente felice di avere questo privilegio. Il privilegio di essere uno dei pochi, o forse addirittura l'unico, che ricorda quel bellissimo momento che fu l'informazione tra il 46 e il 47. Per due motivi. I vecchi giornali erano morti, per fortuna, e i nuovi organi di informazione erano praticamente organi del Comitato di Liberazione, cioè dei vari partiti che avevano operato insieme e congiuntamente durante la Resistenza. E io ho detto che dove io ho cominciato la professione c'erano sette direttori. Io ricordo quel giornale come un grandissimo esempio di tolleranza, perché le notizie politiche che venivano pubblicate dovevano avere il consenso di tutti e cinque i partiti della Democrazia Cristiana, Partito Liberale, Partito Socialista, Partito d'Azione e il Partito Comunista. E fu in quel periodo, ecco perché dico, fu un bellissimo momento, scoprimmo la necessità di un'informazione quotidiana, perché dovevamo spiegare quello che la gente non sapeva dopo 20 anni di fascismo, gli istituti democratici che stavano per nascere, il pluralismo nel quale stava per esprimersi il sistema politico. Insomma, scoprimmo che il giornalismo, eravamo tutti giovani, senza nessuna esperienza professionale, ma pieni di speranze, di attese, di programmi. Scoprimmo che il giornalismo è un servizio. È sbagliato dire che quell'esperienza, La Nazione del Popolo, anticipò la Costituente, fu il laboratorio in cui vi confrontaste. Certo, perché discutevamo con quelli che sarebbero dovuti essere gli elementi costitutivi del nostro paese. Posso dirvi che le discussioni su quel giornale proponevano congiuntamente tutti i cinque partiti, proponevano l'abolizione delle province, il decentramento regionale, quindi anticipavano quello che potrebbe stato deciso dall'Assemblea Costituente, quello che ancora oggi è stato fatto l'abolizione delle province. Vogliamo fare un po' di nomi? Le spiace fare un po' di nomi di quei ragazzi? Eravate tra i 24 e i 25 anni, il più anziano ne aveva 35 di anni allora. Beh, tra le letture ricordo che c'era Primo Levi, c'era Vittore Branca e giornalisti, oltre a me chi c'era? C'erano Canconi, c'erano Cassoli, due scrittori, c'erano Ettore Bernabei, che poi sarebbe diventato il direttore generale della RAI. Chi altri posso ricordare? Ma ero Romano Bilenchi. Anche Romano Bilenchi, anche il direttore capo del giornale, il direttore capo. È un bravo comunista che poi venne via dal partito nel 1956, un bravo comunista che ogni tanto tirava fuori dal cassetto una rivolta e si metteva sul tavolo il ricordo di quella che è stata la sua esperienza partigiana, come quasi tutti noi. Tanti redattori avevano avuto un'esperienza partigiana, sia Canconi sia Cassola.
Io. Facciamo un salto, 10 anni sostanzialmente, 1957. Lei è corrispondente da Parigi del Giornale del Mattino. A un certo punto, alle 2 di notte, se non sbaglio, le arriva una telefonata per proporre, lei liberale, non lo abbiamo detto nella presentazione, ma è sempre stato considerato, si è sempre... Liberale di sinistra. Crociano di sinistra. Le arriva una telefonata per proporle un lavoro di comunicazione, ma strano, diverso da quello dell'essere un giornalista scrittore. Dunque, eravamo alla fine degli anni 40 qua, e cominciavo, prima ancora di ricevere la telefonata al nome di Fanfani, la telefonata di Bertabelli, dobbiamo dire qualcosa sugli anni, quei meravigliosi anni 50 in cui, dopo aver liberato il paese da tonnellate di macerie, delle città semidistrutte, soprattutto del centro e del nord, Napoli e nel sud di Napoli, la città più bombardata d'Italia, dove avete eliminato tonnellate di macerie, ci fu questo movimento di aumento del lavoro, aumento dei consumi, il passaggio dell'Italia da paese agricolo a paese industriale, un grande cambiamento. Ci fu un cambiamento anche dei giornali, che da modesti giornali di 2-4 pagine diventarono, con l'arrivo della carta finalmente, i giornali di 6-8-10 pagine, 10 pagine il giovedì e la domenica. E si rinnovarono i giornali anche come architettura, finora avevano continuato ad essere impaginati, costruiti esattamente come i vecchi giornali. Ci furono due giornali nuovi che dettero il via a un cambiamento anche tecnico della stampa quotidiana. Fu il giornale del mattino e poi il giorno di Mattei. Dunque, se il tema è informazione politica, quello che ho detto, la mia esperienza a fianco di Amintore Fanfani può dare varie risposte. La prima, non dimentichiamoci, stava nascendo il centro-sinistra, che aveva la sua importanza perché attraverso lo schieramento della stampa quotidiana, da una parte e dall'altra, a sinistra non c'era granché, c'era l'Unità Comunista, l'Avanti Socialista e il Paese, poi diventò Paese, eccetera. Dall'altra c'erano quasi tutti i giornali, perché in quegli anni, teniamone conto, era successo un fatto importante, quella molto amara per noi giovani, soprattutto per noi giovani che avevamo in una maniera o nell'altra combattuto durante la resistenza, per un rinnovamento del paese, per un cambiamento dei modi di pensare o di vivere, dei meccanismi della società. Il fenomeno amaro fu, in certo qual modo, una restaurazione del vecchio mondo, direi non politico propriamente, ma direi psicologico, un ritorno ai vecchi modi di pensare e anche nella stampa ritornavano i vecchi giornali, ritornavano i vecchi giornalisti e naturalmente lo schieramento era di fronte ai partiti di sinistra che abbiamo detto prima, era lo schieramento a favore del cosiddetto Occidente. C'era stato nel 47, dopo il discorso famoso discorso di Churchill, c'era una era concentrata quella fredda
e c'era il, vi dico che attenti alle parole, non la minaccia, ma la paura del comunismo. Perché questa differenza? Perché in realtà, visto a distanza di anni, la paura del comunismo su cui si reggeva e si reggeva tutta la destra, soprattutto i grandi poteri economici e passi anche, era la paura del comunismo. E c'è da domandarsi a tanta distanza di tempo se veramente questa paura del comunismo era effettivamente una minaccia. Probabilmente no, ma ci si giocava, vissuta come tale. Si giocava su questo per mantenere i propri poteri. Nel 48, quando ci fu l'attentato a Togliatti sul letto dove era riuscito a salvarsi la vita, dopo l'attentato disse ai suoi: state calmi, e si conferma quello che dicevo, che forse c'era una paura del comunismo importantissima, in buona fede o in mala fede, non c'era un'effettiva minaccia. La paura dell'apertura a sinistra in quello scenario di guerra fredda che lei ha raccontato voleva dire in Italia un cambio di passo tra la stagione del centrismo e quella del centrosinistra. L'Italia era cambiata e uno dei protagonisti all'interno della Democrazia Cristiana per l'apertura a sinistra fu Amintore Fanfani. Democristiano definito cavallo di razza, carattere impetuoso, che a un certo punto indirettamente le chiede, siamo nel 1957 con il centrismo che si sta sgretolando dal punto di vista parlamentare, le chiede di andare a collaborare con lui quando viene chiamato a formare il suo primo governo. Che succede? Questa è la cosa più semplice, ma più indicativa. La prima cosa che chiese al suo uomo di fiducia, al suo assistente, che era Ettore Bernabei, di avere un portavoce che non fosse democristiano, non fosse del suo partito. Più che come portavoce, penso che sia importante quando lui diventò, nel luglio del 57, sì, il Presidente del Consiglio, e io diventai il capo del servizio stampa, accidenti, il capo del servizio stampa, cioè in mano l'informazione. No, io in quei 10 mesi, solo 10 mesi, di capo del servizio stampa della Presidente del Consiglio, io ho parlato con i direttori dei giornali una volta sola, anzi non fui io a chiamare un direttore del giornale, fu il direttore dei giornali che chiamò me, era Mario Misseroli, direttore del Corriere della Sera, il quale mi telefona e mi dice: lei come va? Cosa pensate del Corriere? Proprio quella mattina c'era stato un articolo un pochino di critica a questo, come dire, sperato fosse il verbo esatto, programmato centro-sinistra. E gli si, ma direttore, forse non era molto esatto, eccetera. E lui mi dice: ma dov'è quella cosa di cui lei mi parla? Dico: prima pagina. E lui mi dice, io la prima pagina non la leggo. Ora, fra i tanti aneddoti di su Luigi Mistero, su Mario Misteroli, questo forse è la più bella. Mi scusi, proprio per entrare nell'oggetto del seminario su informazione politica, che cosa faceva il direttore dell'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio nel 1957? Niente. Che faceva? Niente, eravamo due, ma penso che è incredibile, oggi chissà quanta gente c'è nei servizi stampa del governo, eravamo solo in due,
C'era un vecchio giornalista che leggeva i giornali e con la matita rossa segnava le cose importanti per il governo e per il centro, e per questo programma e prospettiva di centro-sinistra. E io leggevo i giornali e mi consultavo col presidente e mi dicevo più o meno quello che arrivava la classe giornalistica, eccetera. Tutto qui. Ma vorrei parlare anche di un'altra cosa. I soldi. Dica. I soldi, in quei 10 mesi, io, i soldi dello Stato furono solo 50.000 lire. Un giorno vado dal presidente e dico, presidente, c'è Vittorio Corresio. Vittorio Corresio è stato, diciamo, uno dei massimi notisti politici. Appunto, della Stato di Torino, che a 53 anni si sposa. E io facciamo un regalo, cioè che lo faccio. E gli fece un regalo, una stampa antica, di costo 50.000 lire. Quindi, nei 50.000 lire, no? E in quei 10 mesi, i soldi dello Stato distribuiti dal servizio stampa della Presidenza del Consiglio sono 50.000 lire. Ma era prassi comune questa, o da quanto lei sapeva o sa o si ricorda era diverso? Non lo so dire e non lo voglio sapere. Senta, direttore, facciamo un salto. 1961. Lei diventa direttore dell'ANSA. Oggi tutti sappiamo che cos'è l'ANSA, è una delle maggiori agenzie di informazione del mondo. Allora era un'agenzia locale e nel suo libro Dentro le notizie lei racconta che l'usciere della camera, quando seppe che lei andava a dirigere l'ANSA, la guardò con un tratto di gentile commiserazione e le disse: l'importante è la salute. Questo è il modo in cui l'agenzia veniva recepita. Ma infatti io arrivavo a città e ma vede, questo mi stimola a dire il perché. Io ero disoccupato perché Fanfani si era dimesso dalla Presidenza del Consiglio e mi ero dimesso anch'io. E non è che, come succedeva in quei tempi, o succede forse anche oggi, un'altra autorità cerca di sistemare in modo o nell'altro il proprio assistente, il proprio collaboratore. E quindi io ero disoccupato e sono contento che il dimessosi Fanfani, anche io praticamente così, mi ero dimesso anche io, con grande sorpresa dal successore di Fanfani che era. Sì, quando arrivai a Lanza, perché arrivai a Lanza? Perché Lanza, come lei ha detto, era una piccola azienda artigianale, valeva poco, pieno di debiti, eccetera, e di poca importanza, tanto è vero che il posto di direttore rimase vacante 2 anni. Se l'immagina in un paese come il nostro, che nessuno interessava la fortuna di direttore dell'ANSA, evidentemente era sposato, infatti 2 anni di vacanza. Io lo accettai perché mi piaceva la formula, a parte il fatto che ero disoccupato, ma non era questo il mio problema, era che mi piaceva la formula di società cooperativa e di giornali, di tutti i giornali quotidiani italiani, di destra e di sinistra. A quel tempo la contrapposizione fra destra e sinistra era molto più forte, era molto forte. E accettai che pensai che quella formula poteva risolvere un problema che molti intellettuali, molta gente di rilievo culturale di quei tempi sentiva, il fatto che la concezione generale dell'informazione era che non di inventare le notizie o manipolare, quindi di ignorare le notizie sbradite.
censura. I giornali che si autocensuravano e quindi l'informazione che veniva distribuita al pubblico era una informazione parziale. Io accettai la direzione dell'ANSA, anche se arrivato lì, trovai che c'è niente, c'era il direttore naturalmente, due redattori capo, basta, non c'era segreteria di redazione, non c'erano capi servizio, non c'erano inviati, non c'era niente. E con pazienza dissi, ci serve, per un fine che io sento importante nel sentito, come dicevo prima, anche dall'intellettualità del paese, garantire, abolire, eliminare l'autocensura e arrivare a una informazione generale, completa e imparziale. A tutti i giornali, dal più grande al più piccolo. Perché in certo qual modo condizionavo la stampa quotidiana, anche i grandi giornali, perché anche i grandi giornali, anche quelli che ogni giornale aveva detto se qualcuno, qualche padrone, no? Quasi tutti, erano costretti e avrebbero desiderato magari di ignorare certi fatti, di non raccontare certi fatti sgraditi alla loro proprietà, erano costretti a dire la verità perché l'ANSA diceva la verità. Lei ha lasciato la direzione dell'ANSA nel 1990, cioè 30 anni dopo, sostanzialmente facendone una delle maggiori agenzie del mondo. La quarta. In quegli anni, e sono stati anni importanti, dal boom economico fino alla quasi alla fine della Prima Repubblica, il rapporto tra informazione e politica è cambiato profondamente. Intanto, come sono cambiati i rapporti? Quante telefonate lei riceveva dagli uomini politici? Ce n'è qualcuna che è degna di essere ricordata? In 30 anni di esperienza io ho avuto 4 telefonate, 4, da direttore di giornale, da autorità di importanza o polizia. Dirò la prima era il ministro dell'interno. Ah, di queste 4 telefonate si rovinano in 3-4 anni, dopo non ne ho avuti più. C'è un direttore di giornale, di un importantissimo giornale italiano, che ha scritto un libro sulla propria, i propri anni di direzione, e si capiva che ogni giorno riceveva telefonate di direttori. Io ripeto, 4 i primi 4 anni. Poi dal 64 in poi non ha avuto. E quali sono state queste 4? La telefonata più importante, la prima telefonata a quella del ministro degli interni, che mi telefonò lamentandosi che l'agenzia non sempre era benevola verso l'attività di governo. Io gli spiegai che l'agenzia faceva il suo dovere di dare le informazioni. Ma lui disse, ma l'agenzia è ufficiale? No, ministro, l'agenzia è una cooperativa di giornali, ma è i soldi dello Stato. Questo dico perché è importante per la libertà di informazione sapere che gli organi che danno informazione ricevono soldi da qualcuno, perché l'informazione più corretta è quella indipendente, quella imparziale, eccetera, è quella dei giornali che non hanno un potere economico, un contributo economico da parte di qualcuno. Ed è importante, ed è uno dei motivi, uno dei programmi di miei, di direttore d'ANSA, era quello di fare in maniera che i soldi dello Stato, che erano tutti non contributi, erano solo pagamenti di servizio, però erano soldi, era denaro pubblico,
Il mio primo programma fu quello di fare in maniera che l'Astro ricevesse altri introiti. In che maniera? Io cercai di allargare il numero degli abbonati all'agenzia, andando a pescare in tutto il mondo del lavoro, il mondo del lavoro, perché l'informazione è uno strumento di servizio. L'Ansa quindi non era solo un'agenzia per la stampa quotidiana, ma per tutti. La seconda telefonata, quella fu veramente importante, mi telefono una mattina, Aldo Moro, nel 60 gennaio, ricordo questa data perché è importante, gennaio del 62, Aldo Moro, segretario della Democrazia Cristiana, mi telefona e mi chiede, dice, ma Lanza trasmetterai il documento, il discorso, il documento scritto, non ricordo bene, del segretario di Malagodi. Di Malagodi. È interessante, mi sembra questo, che il segretario del partito di maggioranza ritiene che un documento importante, ripeto, Malagodi era capo del Partito Liberale, contrario a questo programma di centro-sinistra, ed era la sua potenza derivava dal fatto che non era solo capo del partito, perché c'è tutta la Confindustria e anche una parte del Vaticano. Quindi è oggi incredibile che il capo di un partito importante come la Democrazia Cristiana di allora pensasse che un documento negativo, contrario al programma in corso, potesse essere eliminato e nascosto. Io con pazienza spiegai a Moro per quale ragione l'Ansa non poteva esimersi dal trasmettere un documento di tale importanza. E qui è importante perché dopo questa spiegazione, al termine di questa mia spiegazione, un silenzio. Io addirittura pensavo che mi era saccato la cornetta del telefono, ma disse una parola. La capisco, importantissima. Finalmente, un alto responsabile politico capiva che le notizie non si possono nascondere e che l'Ansa quindi poteva essere libero di fare il suo dovere, dando tutte le notizie che potessero avere un'importanza generale. E quindi io sono grato a Moro per questa cosa, perché rappresenta il cambiamento, il passaggio da una concezione dell'informazione come possibile autocensura a una informazione libera e generale. Il terzo, la terza telefonata fu di lì a poco. Moro era diventato Presidente del Consiglio e il suo addetto stampa, un caro collega, Corrado Guerzoni, mi telefonò e mi dice, direttore, no, Lepri o Sergio, erano in buoni rapporti. Dice, il Presidente farebbe piacere, non mi obbligava niente, al Presidente farebbe piacere che l'Ansa non passasse quell'interrogazione Scalfo, l'Oscar Luigi Scalfo. Sì, no? Su lei. Dico, Corrado, ma è l'interrogazione di uno dei vostri, i più importanti deputati, tanto che sono diventato Presidente della Repubblica, come faccio a non sapere, scusami, sì, mi rendo conto, bene. E la promettevo. Il giorno dopo mi telefono di nuovo Guerzoni e mi dice, allora ho visto che l'Ansa ha trasmesso quella notizia, eccetera, sapessi cosa mi è costata. Ho telefonato 51 volte, i giornali quotidiani erano 53, ho telefonato, ho perso la voce per pregarle di non telefonare, di non pubblicare quella notizia. E quindi quella notizia, che io ero molto fiero di aver pubblicato, non fu pubblicata su richiesta, su invito.
praticamente del governo. E così abbiamo visto anche come funzionava la macchina della Presidenza del Consiglio in un'epoca leggermente successiva rispetto alla sua del 57. Cioè il capo ufficio stampa telefonava ai giornali. Infatti lui aveva telefonato a tutti, ma 51 volte aveva telefonato, passa la voce, tant'è vero che il 53esimo giornale non gli ho telefonato, il 53esimo era inutile di disperarsi perché sapevo che era la nazione di Firenze diretta da Mattei. La quarta telefonata. Ma la parte telefonata è solo così. Mi telefona, era al tempo di Craxi. E mi telefona, mi dice, sai, sono lettore di questa parte, l'altra stamattina ha pubblicato una notizia che in cui si dice che è stato rivelato una certa cosa. Non è giusto. E io gli dissi, lei ha ragione, e mi dispiace, perché rivelare vuol dire togliere il velo qualcosa, se uno dice di rivelare qualcosa ci deve essere, e in questo caso non c'era. E io gli dissi, guardi amico, mi dispiace di questa cosa, e da noi all'Ansa abbiamo una ruota di servizio, gliele mandai copie, in cui io sconsigliavo ai direttori di usare certi verbi. Uso il verbo rivelare, confutare, giustiziare. Come giustiziare? Diciamo, è stato fucilato o è stato impiccato, eccetera. Ma se diciamo giustiziare vuol dire che abbiamo fatto giustizia, ma in certi casi non è la giustizia. Questo le dico, è tutta una telefonata di tipo molto diverso dalle precedenti, ma è importante anche l'uso del linguaggio per garantire e assicurare la propria indipendenza e la propria correttezza di informazione. Di telefonate, però, io so che ce ne fu anche un'altra, fra le altre. Siamo all'alba della stagione del terrorismo, della contestazione più che del terrorismo. E l'Ansa riporta, fu una delle prime testimonianze della contestazione giovanile, la notizia di un manifesto contro il Partito Comunista. Però siamo in un altro campo. A me interessavano le prime tre telefonate, certo, di cui abbiamo parlato, perché quelle è il potere, il rapporto fra il potere e l'informazione. Questa telefonata che è di un altro tipo, perché era la telefonata che mi fece Giancarlo Paghetta, uno degli altri dirigenti del Partito Comunista. L'Ansa aveva trasmesso, dette per prima la notizia di un manifesto, che era il primo manifesto che era stato pubblicato, è stato affisso sulle pareti dell'università, in cui si faceva un'ampia critica del Partito Comunista. Cioè era il manifesto di quello che poi sarebbe diventato il movimento extraparlamentare. E la telefonata diceva, direttore, Danza si vergogna perché Danza ha pubblicato un falso. Una telefonata importante perché la notizia era vera, non era un falso, ma dimostra in maniera veramente sorprendente che uno degli altri, è interessante sul piano storiografico, perché dimostra che un altro dirigente del Partito Comunista ancora non si era accorto di quello che stava bollendo in pentola, cioè la nascita di un movimento a sinistra del Partito Comunista. Se l'Ansa ha avuto il merito di ricevere il ringraziamento del Capo dello Stato, avrei voluto dire una cosa, che un'agenzia ha un direttore, ma il direttore dirige
prescrive e controlla, ma le notizie le fanno i redattori. E quindi il mezzo dell'agenzia abbia avuto questo compito, questa grossa responsabilità è che i redattori facevano quello che i redattori facevano quello che il direttore riteneva giusto fare. Ci sono le cose storiche che sono state scritte più volte, no? Quando veniva assunto un giornalista, io facevo l'ho scritto tante volte anche altri, dico, ci siamo, cioè, lei viene assunto dall'agenzia, il lei si chiama il lei, anche questo è interessante, il tempo, il rapporto fra direttore e redattore, il lei. L'abbiamo prima di assumere, ci siamo interessati di conoscere quali sono le sue attitudini e le sue conoscenze, il suo livello culturale. Non gli abbiamo chiesto quali sono le sue idee politiche. Io non so come lei la pensa politicamente, ma non voglio saperlo con le delizie che descriverà. E poi un'altra cosa, dicevo al redattore assunto. Le notizie che lei scrive devono poter essere pubblicate senza modifiche, sia dal Popolo Democristiano sia dall'Unità Comunista. Della stessa maniera, deve andare bene per l'uno e per l'altro. Questo è il modo pratico per cui abbiamo raggiunto quei buoni risultati. Grazie, direttore.